Riccia la ragazza per la terza volta, perché è il terzo video che faccio di fila. Allora, questo è un video, sarà un altro video haul, giro di seguito, su due o tre cose che ho preso da Kiko l'altro giorno, perché sono arrivati nuovi smalti, 60 nuovi colori di smalti. Io faccio, cioè, veramente mi autoflagello da sola, perché ogni volta dico basta gli smalti Kiko, io non li devo prendere più, perché tutti gli smalti mi hanno dato sempre, non tutti, no. Però su una grande quantità di smalti di Kiko che io ho preso negli anni, tanti veramente, ho sempre riscontrato nel 90% dei casi dei problemi di poca durata dello smalto, collosità dello smalto, dopo poco tempo mi diventa colloso, tranne pochissimi veramente, sono veramente poche le eccezioni. Ad alcuni ho perdonato il colore e un'altra cosa che ho riscontrato anche in questi che ho preso, adesso vi faccio vedere, almeno uno che ho già provato, è che il colore della boccetta è veramente tanto diverso, spesso e volentieri è diverso da quello che rende sull'unghia. Anche Bologna citofono, sì, clacson si sì, citofono. Io spero che sia per una buona ragione. No, era un coglione e basta, non era nessuna buona ragione. E quindi, che stavo dicendo? Ah, ogni volta il colore poi mi deludeva sulle unghie. Idem posso dire per questo, almeno l'unico che ho provato, ed è questo qua, il 495. Spettacolare nella boccetta, veramente. Non dico che sia brutto sulle unghie, è bello, però innanzitutto guadagna qualcosa solo perché ho messo il Stash Fit sopra, e il Stash Fit veramente gli ha dato una botta di lucidità pazzesca, ma ovviamente dopo un giorno si era ossidato, insomma non è così figo come appare nella boccetta. Mi dispiace che non ho le rotine, mi devo comprare le cose, le tip, eccetera. Spero che non sia altrettanto così deludente anche il 520, che ancora non ho provato, ed è questo blu dentro, bellissimo. Ce ne sono altri due o tre che mi piacciono veramente tanto, tanto. C'era un grigio canna di fucile, stupendo. Però, mentre stavo andando alla cassa, mi sono accorta, maledetta, infatti penso che andrò a prenderne un altro, che c'era in offerta i miei eyeliner preferiti in the world, nel mondo proprio. Cioè, mi hanno fatto apprezzare cosa significa mettere l'eyeliner come Dio comanda. Questi, ovvero i Super Color Eyeliner. Veramente, se c'è un prodotto che io amo di Kiko più di ogni altra cosa, sono questi eyeliner. Questo è il terzo. Allora, vi dico, intanto io qua non li ho tutti perché sì, ma no, questo è il quarto, perché io qua sono portata questi due, perché dovendo scegliere ho preso questi due, ma ne ho un altro giù a Catania, che è quello grigio briluccicoso. Io ho il 110, che in assoluto vi straconsiglio. Bisogna sempre, i test, non vi fidate dei tester in negozio, perché spesso sono secchi, tra l'altro non si riescono neanche a shakerare e il colore non rende. Ve li faccio rivedere perché veramente a 3,90, ragazzi, prendeteli al volo. Io adoro l'applicatore, è l'unico che mi fa mettere una linea di eyeliner decente. Faccio una linea un po' più spessa per farvi vedere bene il colore. L'altro fighissimo è il 107, famoso perché è un blu elettrico. Roba che quello, cioè quello, io ho sentito parlare di quello di Pupa della collezione Navy Chic, che a parte che è un pennellino che io odio, poi tutte che si lamentavano del fatto di dover fare due passate, bla bla bla, però poi l'effetto finale è bellissimo, quando con questo in una passata avete un colore pazzesco. Guardate, io ho fatto una linea, cioè, pazzesco, è pazzesco, questo qui io proprio lo amo. E anche guardate l'altro che è bellissimo. E quello che ho preso ora, che è anche quello che ho applicato oggi, adesso ve lo faccio vedere bene da vicino. Ah, già era shakerato, è il 113. Io pensavo fossero in offerta solo i tre che ho visto nel tavolino al centro, invece poi mi ho fatto vedere che erano tutti in offerta a 3,90. Questo qua, ed è questo boh bronzo, non so neanche come definirlo. Pensavo mi stesse male perché è troppo chiaro, è molto chiaro. In realtà mi piace tantissimo. Guardate che bello, bellissimo, bello bello. E mi sa che mi andò a prendere, oh mio Dio, c'è un casino allucinante, non guardate. No, allontaniamo un po'. Mi andò a prendere anche quello verde militare, che me l'ha rimasto. No, in realtà mi andò a prendere tutti quelli che mi mancano, che mi piacciono, perché io li amo sti eyeliner, quindi, cioè, è l'unica cosa che riesco a mettere decentemente, l'unico. Cioè, mi è venuta la linea dell'eyeliner perfetta, soprattutto la codina riesco a fare bene.
Oh, queste sono le cose che avevo preso. Adesso vedere poi al volo, che Valentina le vuole vedere, le cose che ho preso da Tiger quando sono andata a Trieste. Io spero che si decidano ad aprire un cacchio di negozio Tiger a Bologna. Cioè, è assurdo che ci sia un sacco di città. L'hanno aperto addirittura a San Giovanni la Punta, dove abitavo, vicino dove abitavo prima io. Anzi, addirittura nel centro commerciale dove lavoravo io, tra parentesi, mi hanno aperto Tiger, lui che me ne sono andata a 2 chilometri da casa. E l'ho beccata a Trieste, non lo sapevo. Quando l'ho visto ho detto no, Tiger Cruise. E tra l'altro 2 ore prima della partenza, perché intorno alle 3, io partivo alle 5 con il treno, tutti abbiamo trovato cosa fare nelle ultime 2 ore. Impazzita. Tiger è un negozio che veramente le cose, le cazzate più utili, le cazzate inutili, ma di cui una sente la necessità, veramente. La prima cosa che ho preso, anzi, le prime 2 cose che ho preso sono state 2 paio di occhiali da sole. Io ho difficoltà enormi, come ho già detto in passato, a trovare degli occhiali che mi stiano bene. Questi qua sono di Firmo, cioè sono un'eccezione veramente. A parte che dopo mesi di utilizzo vi posso confermare che io li amo sti occhiali, le lenti sono perfette. Scusate, momento ruttino, citazione Bonetti. Vi posso garantire che le lenti sono fantastiche, veramente ho avuto una riuscita con questi occhiali fantastici. Ho detto vabbè, costavano 4 euro, ho detto no, io devo uscire da qua con almeno 1 o 2 paio di occhiali da sole, che anche se non mi stanno benissimo, sono più di emergenza, perché quando c'è il sole, qua a Bologna, adesso per fortuna c'è un po' più spesso, quando esco per andare a lavoro nella strada che faccio, questa fatemela dire in siciliano, minchiettia il sole in faccia. L'ho detto siciliano proprio, vabbè, dopo mi arriva il sole in faccia, mi dà un fastidio perché poi comincio a fare così, insomma le rughe ringraziano, quindi ho detto no, anche solo da mettere in quel pezzo di strada me ne frego, ma alla fine non sono male, non sono convinta che mi stiano benissimo, fatevi sapere voi. Uno è questo ed è questo qua, ma questo forse è quello che mi piace leggermente di più. E poi soprattutto mi piacciono gli occhiali messi qua, vabbè. E l'altro è questo. Questo non mi piacciono le stecche, anche se ho la tentazione di dipingerle con uno smalto, però forse è meglio di no. L'altro insomma è questo qui. Boh, ditemi voi, proprio vi chiedo un parere, quali mi stanno meglio? Questi o quelli? Questi potevo prendermi quelli specchiati, erano più fighi. Ce n'erano di bellissimi, maledetta, a Cristina stavano bene tutti, ne ha preso un paio di troppo belli, però a me purtroppo non stavano benissimo. Quindi quali mi stanno meglio, questi o questi? Questa mi piace di più la lente, forse per quello, perché essendo così degradé mi piace di più. È che il profilo che... vabbè, io ho un profilo di merda, cioè proprio non mi è mai piaciuto il mio profilo, quindi il sinistro ancora, ma il destro proprio no. Ho preso questo, che è l'unica cosa effettivamente che mi tornava utile e che mi serviva, sto pennello da cucina pagato tipo 1 euro, perché quando ho fatto i tortini, quelli che ha fatto Annalisa, i cheese and onion pie, non avevo un pennello per spennellare questi tortini con l'uovo, ho detto no vabbè, quindi ho preso 1 euro, buono. La cosa più utile in assoluto che veramente lì io quando ho visto sono impazzita, perché la cercavo ma non neanche dai cinesi sono riuscita a trovare una cosa del genere, perché mi serviva un kit per cucito, per rammendare bottoni, cose, queste cose qua, ma se avessi voluto comprare le cose separatamente mi ne ha costato un sacco di soldi. Dai cinesi erano un kit che faceva schifo. Con 4 euro ho preso questo qui, questa scatola di latta. Già la scatola è fighissima. E dentro c'è veramente il mondo. C'è tutta sta roba qua. E c'è il puntastilli, 5, 6 rocchettini di cotone di diversi colori, bianco, nero che sono i più fondamentali, ma anche qualche colore così. Dei bottoni, il ditale, le forbici, gli aghi ovviamente, il coso per infilare il filo in lago, addirittura il metro. Cioè con 4 euro questo è stato veramente un super affare. Infine l'ultima cosa, assolutamente questa è veramente inutile, ma a Tiger è un sacco di cose che poi quando le vedete dite oh mio Dio, lo voglio anche se non so che cavolo farci. E ho preso questa cosa qua, sono degli occhi adesivi e per esempio ho fatto questa cosa qua. Ah, vorrei farvi vedere che gli occhi si muovono, vedete? Tanto la cover questa ormai è rovinatina e poi ne ho un'altra uguale di sostituzione, quindi ho detto vabbè.
Questa è veramente, questa ho pagato forse tipo €1, €1,50, una cosa del genere. Questa è oggettivamente inutile, però non ho resistito, ho detto oddio gli occhi adesivi. Vabbè. E basta. Questo è quanto. Fatemi sapere veramente, sono curiosa, ho bisogno di un parere oggettivo da tante persone su quali occhiali da sole mi stiano meglio. Cioè, non sono i migliori occhiali che abbia mai avuto a livello di fa, perché un paio che mi piacevano tanto come stanno li ho avuti, ma forse questo è più allegro. E forse è un po' troppo grande, però purtroppo più piccolo che mi stava bene non c'era. Perché la forma effettivamente ricorda quella dei miei occhiali da sole, quindi degli occhiali da vista, quindi ci vorrebbe una cosa del genere più piccola. Oh, non c'era, per €4 va benissimo, insomma. Basta, vedo qua, alla prossima.